Questo programma vi è presentato da 20 anni di esperienza ed una grande passione per i viaggi ti aspettano nell'agenzia Viaggio e Vedo. Professionisti del turismo organizzeranno, oltre alle tue vacanze, viaggi, liste nozze, crociere, viaggi di gruppo, soggiorni in castelli, escursioni in barca a vela ed agriturismi. Prenota la famosa passeggiata romana a soli 25 euro cena inclusa. Inoltre biglietteria aerea e marittima, alberghi e viaggi per tutte le tasche con pacchetti weekend a partire da soli 99 euro a coppia. Visita il sito www.viaggioevedo.com o segui e commenta sulla pagina Facebook di Radio Vacanze, agenzia Viaggio e Vedo. A Roma, in via Bartolo Longo 1, zona Rebibbia. Telefono 06 410 1680. Viaggio e Vedo, protagonisti del tuo tempo libero. 5. I continenti da visitare. 4. Le stagioni dell'anno. 3. I viaggi da fare in 12 mesi. 2. Le valigie da preparare. 1. La radio da ascoltare. Radio Vacanze. Eccoci qua, benvenuto, bentornato. Questo è Vacanza alla Radio, il programma radiofonico della Viaggio e Vedo, che va in onda ogni mercoledì alle 19.30 in diretta appunto dagli studi di Radio Vacanze qui a Bartolo Longo 1. Io sono Gianluigi Leoni, l'agente di viaggio con la passione per la radio, e ti do subito i numeri per entrare in contatto con noi al 320 46 87 503. Come sempre ti invito ad andare a visitare il nostro sito anche per ascoltare la diretta, www.radiovacanze.com. Lì trovi tutto per entrare in contatto con noi: il sito web, ovviamente, le mail, il canale YouTube e soprattutto il canale Telegram. Stasera abbiamo tanti ospiti e subito cominciamo, recuperando qualche minuto, con la nostra guida di Venezia, Luisella, che ha al telefono per parlarci del carnevale e non solo. Benvenuta su Radio Vacanze, Luisella, come stai? Caro Gianluigi, buonasera. Che bello averti in radio, ragazzi, che bello. Saluti da amici, amici all'ascolto, come diceva un vecchio conduttore, è un privilegio non da poco avere la Luisella qui, e mica da tutti, dillo un po'. Oddio. Adesso ti aspetta una responsabilità enorme. Cioè, dimmi cosa volete. Hai le chiavi di Venezia, facci conoscere Venezia. Allora, siete pronti? Perché fra 10 giorni inizia il carnevale, no? Appunto. E quindi bisogna assolutamente... Tra l'altro quest'anno abbiamo il carnevale che arriva tardi, quindi abbiamo anche il tempo più bello e caldo, e quindi sarà una cosa stupenda. Guardavo il programma, è veramente ricchissimo. Tu sei già stato? Sì, sono stato parecchie volte a Venezia e anche mi sono goduto anche il carnevale. Non è, e non hai è avuto cosa occasione? Bella, io mi sono, me lo respirato, certo, lo sai che non facevo ancora questo mestiere? No, dai, dimmi. Giuro, mamma mia quanti anni, ma sono passati veramente tanti anni, e avevo mio figlio piccolissimo, a Piazza San Marco ho delle fotografie con delle maschere del 700, qualcosa di eccezionale, però è così. Sì, no, avevi vestito anche tuo figlio allora? Sì, lui aveva vestito da tartaruga ninja, da terra regolata, dunque... Parliamo proprio degli albori, no? Penso che erano i primi anni 90, una cosa del genere. Sì, ma poi secondo me la cosa bella del carnevale è che è diventato anche un divertimento per tutte le età, sì, no? Voglia. Nel 700 era proprio questa l'idea del divertimento per gli adulti, quindi certo. Dalla cultura, la musica, il gioco d'azzardo. E poi era un po' scaduto, nel senso che era diventato un divertimento per bambini. E invece dagli anni 80 in poi si è riscoperta questa voglia di mascherarsi, di giocare, di mettersi in gioco. E purtroppo, diciamo, ci sono anche tante persone che vengono durante il carnevale, magari negli orari sbagliati, per cui si trovano tantissime persone nelle stesse piazze, negli stessi campi, però se uno guarda bene il carnevale e il programma trova tantissimo in più punti di Venezia e può goderselo bene. Ecco, allora se ci mandi il link del programma lo mettiamo direttamente. Te lo girerò subito Gianluigi, appena posso te lo giro, perché è veramente ne vale la pena fare le cose con... E poi ci sono... Ti dicevo, fare le cose, fare le cose col buon senso, no? Quello appunto del professionista di settore, che ne vale la pena, insomma, capito?
Ma certo, ma poi per esempio esistono ancora dei mascareri, cioè quelli che fanno le maschere in cartapesta che sono straordinari, poi ci sono tanti atelier che fanno costumi, per cui uno può anche andare non solo noleggiare un costume, ma anche andare a vedere come vengono confezionati. È un artigianato quello vero, che vero, vero, non va certo. dimenticato non quando si viene a vedere. Infatti, e poi non dimentichiamoci anche l'altra parte, no? Culinaria, le frittelle, i galani e tutto quello che si può mangiare durante il carnevale. Tanto sei mascherato, mica ti riconoscono. Anzi, devi metterti la maschera, quella che copre metà viso, e poi certo. la bocca è libera, per cui puoi mangiare, puoi bere, farsi riconoscere un altro momento, se conviene. Sì, a me mi vedono subito, perché io quando vado in giro a fare le interviste e visito i posti, sono in camicia bianca con le bretelle rosse e il cappello alla vaiana, perciò a me mi si vede. Io praticamente sono un carnevale tutto l'anno. Sei già in maschera, insomma. Sì, beh sì, e bene. Poi c'è un'altra cosa che consiglierei, se, beh, se già lo sai, ci sono dei musei straordinari che raccontano il Settecento veneziano, a cominciare da Carezzonico, dove entri in questa sala da ballo con gli affreschi e ti sembra di entrare in una favola. Ed è anche bellissimo visitare il museo del tessuto, del costume, proprio per capire qual era anche la moda, no? dell'epoca. Come no? E come sia le donne, ma anche gli uomini, diventano seduttori, diventano non più, come dire, il mercante o il militare o il politico, ma durante il Settecento, insomma, la moda anche maschile comincia ad addolcirsi, certo. e a scoprire il gusto dell'essere eleganti per sedurre e per essere ovviamente sedotti. Non è una cosa da poco. Io ogni volta che parlo di Venezia, aiutami, ricordo sempre i veneziani che presero in giro Napoleone per non fargli portare via la pala dalla chiesa. Te la ricordi quella? Sì, quella che... Dunque, io non l'ho mai capito come abbia fatto ad essersi... Cioè, come abbiano ingannato Napoleone. Vabbè, perché hanno detto che è un francese, coperta, è normale, È normale. Tu basta che gli dici che quello che hanno loro è più bello, loro sono contenti e vanno via. Non è che hanno tutti i problemi, lo sai, no? Sono fatti così, loro sono quelli che hanno perso due guerre e dicono che le hanno vinte, perciò non ti preoccupare. Comunque dai, si sono portati via. Napoleone quando è arrivato aveva l'elenco delle cose da portare via, quindi forse chissà, magari non credevano che la pala d'oro fosse vera, che tutti quei gioielli non fossero veri, non lo so, forse credevano fosse vetro, ma... Bene così, sta a casa nostra, sta bene così, ci mancherebbe altro. Senti, abbiamo due minuti ancora, dai un consiglio, la prima volta che vengono a Venezia, a prescindere dal carnevale, cosa consigli di vedere? Proprio perché ovviamente Venezia non la vedi in una volta sola, no? Io ho rivisto delle cose che mi sono veramente innamorato, delle escursioni. Io sono salito a Venezia perlomeno 12 volte nella mia vita, dunque non è una cosa da poco. Però non mi stufo mai. L'ultima volta l'ho attraversato dal ponte di una nave da crociera guardando San Marco, sono rimasto veramente entusiasta a vedere questo spettacolo. Il mio primo consiglio è di essere innanzitutto preparati e di conoscere già più o meno dove si vuole andare, per cui effettivamente andare così senza programma è un errore, però quando cominci a pensare che cosa potrai vedere della città, secondo me le attrazioni principali come Piazza San Marco, la Basilica, il Palazzo Ducale o il Ponte di Rialto, il Canal Grande, quelli bisogna vederli, però poi bisogna rallentare il passo, non aspettarsi di poter vedere la città in poche ore, ma in qualche modo rallentare. Io dico tre notti. Ho una vicina di casa che dice che lei ha sempre vissuto a Venezia, è tantissimi anni che vive a Venezia, ma adesso che è costretta a camminare piano per l'età, ha visto delle cose che non ha mai visto in un'intera vita. Certo, no, e questo secondo me è la cosa bella. Poi Venezia ha avuto una grande fortuna durante la Seconda Guerra Mondiale di non essere
stata bombardata, per cui tutto quello che noi vediamo è ancora originale, meritevole di osservazioni, e non c'è nulla di standard, quindi è come dire, tutto è diverso, è tutto ricco, è una, per cui a me personalmente piace moltissimo il percorso lungo Cannaregio, dove c'era anche il ghetto ebraico, le fondamenta che si affacciano sui canali, la Madonna dell'Orto con i suoi quadri di Tintoretto. A me piace moltissimo anche proprio consigliare di andare a conoscere gli artigiani, ecco, perché poi diciamolo, no, che i beni culturali sono le persone, no? Ma che l'umano, non è le relazioni soltanto tra persone, le cose che ti spiegano, come e le tradizioni, quello che conoscono ancora e che portano avanti, per cui conoscere colui che fa le forcole o i remi a mano, o queste due ragazze che hanno adesso preso in mano lo squero di Roberto Tramontin. Lui era bravissimo a costruire le gondole, purtroppo una malattia ce l'ha portato via. Bene, le figlie si sono messe con l'aiuto di un bravissimo maestro d'ascia, hanno ripreso a fare le gondole. Ecco, queste sono le storie straordinarie, ecco, che rimangono nel cuore quando poi uno dice: sono andato a Venezia e ho visto Venezia, perché ho conosciuto delle persone che hanno dei valori, incorporano la città, no? E te la raccontano, e ti fanno emozionare. Io te l'ho detta alla romana, a te sembrasse poco. Non l'ho capito. E ti dicevo, allora, volevo dirti questo, se è possibile. Te sembrasse poco, ci sono arrivata. Ecco, meno male. No, ti dicevo, se è possibile mandare appunto degli itinerari che ti pubblico appunto su Radio Vacanze, per chi ci vuole avvicinare. Grazie, ma certo. Che certo, si vuole avvicinare a te, e poi ti do i tuoi contatti se vogliono appunto approfittare e fare questo giro con te, che sicuramente non è uguale. E ti lascio con proprio una voglia molto particolare, una specie di gemellaggio con New Orleans, perché ti faccio ascoltare, nel salutare, Simone De Filippis con il mio jazz. Tu sai benissimo che il jazz nasce appunto a New Orleans. Allora questo gemellaggio ipotetico tra Venezia e New Orleans te lo faccio attraverso il suo carnevale, che comunque è meglio il nostro, detta questa, anche perché pure ci sono i francesi, che se permetti non va bene, e dai, e giù, da benamo finché si può. E allora Simone De Filippis per la mia amica Luisella, per la città di Venezia e per noi che ascoltiamo a pubblico Vacanze alla radio. Ciao, alla prossima. Tutti, ciao. Grazie, niente, grazie, ciao. Simone, grazie. De Filippi, sei il mio jazz, e qui a Vacanze alla radio. Questo è il mio jazz. 1, 2, 3. Comincia te che poi vedrai, saremo in 6. Questo è il mio jazz. Bambina, se lo canterai, t'accorgerai che è tutto ok. Scivolo sul tuo cuore, non riesco a respirare. Fuggono i tuoi occhi, non riesco più a dormire. E canto, così mi passa questa tristezza. E qui fa la rima con quella tua bellezza. Questo è il mio jazz. Il ritmo va, comincia dai che poi vedrai ti piacerà. Questo è il mio jazz, provaci tu. Balla con me, t'accorgerai che sballo è. Ballano le tue gambe, bimba, tu mi fai morire. Spuntano un paio d'ali, il tuo sorriso mi fa volare. E canto, così mi passa questa tristezza. E qui fa la rima con quella tua bellezza. Questo è il mio jazz. Il ritmo va, comincia dai che poi vedrai ti piacerà. Questo è il mio jazz, provaci tu. Parla con me, t'accorgerai che sballo è. Questo è il mio jazz, il ritmo va. Comincia dai che poi vedrai ti piacerà. Questo è il mio jazz, provaci tu. Balla con me, t'accorgerai che sballo è.
ma non sprecare questo ritmo. Ascolta attentamente ogni battito. Dai, scendi in pista, cogli l'attimo. Ba, balla con me fino al primo caffè. Questa è la mia vita, questo è il mio jazz. Passo le mie ore con la mia band. Ma tu sei la mia bella melodia. Ti prego non andare via. Questo è il mio jazz. Uno, due, tre. Comincia a te che poi vedrai. Saremo in sei. Questo è il mio jazz. Bambina sei. Lo ballerai, t'accorgerai che donna sei. Turista fai da te? Sì, 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 sì. Allora, guarda la qualità delle offerte su www.viaggio.it, il migliore portale di settore creato dall'agenzia Viaggio e Vedo per te che ami far da solo. La prenotazione la fai tu, ma noi ci siamo sempre ad accompagnarti in ogni tua scelta. Visita www.viaggio.it. Il tuo prossimo viaggio parte da qui. Agenzia Viaggio e Vedo. Telefono 06 41 03 636. Gianluigi@viaggioevedo.it. Un'esperienza unica, rigenerante, a contatto con la natura e con il buon cibo. Prenota il tuo soggiorno in castello al Paradiso delle Re ad Arcevia, in provincia di Ancona, immersi nella tranquillità e nel verde delle sue campagne. Fiore all'occhiello dell'offerta, la serata a Re e Regina, che include i costumi d'epoca medievale. Vivi l'emozione unica di una vacanza nel tuo regno. Per informazioni o prenotazioni, contatta Viaggio e Vedo allo 06 41 03 636 o scrivi a gianluigi@viaggioevedo.it. Minuccio saponato a Paiso! Grazie! Tu devi andare da un amico mio, una persona fidata, che frega tu non te ne dà! Sarà a Roma, sta! Gianluigi Leoni, l'agenzia Viaggio e Vedo! Viaggio e Vedo! Radio Vacanze! Bravo, quella lì è! 5. I continenti da visitare. 4. Le stagioni dell'anno. 3. I viaggi da fare in 12 mesi. 2. Le valigie da preparare. 1. La radio da ascoltare. Radio Vacanze. E bentornati in trasmissione. Questa è Vacanza alla Radio. Io sono Gianluigi Leoni e trasmettiamo tutti i mercoledì alle 19.30 in diretta dall'agenzia Viaggio e Vedo qui a Roma in via Bartolongo 1, e tutte le proposte che sentirete sono appunto preparate dall'agenzia Viaggio e Vedo. Bene, mi ha scritto la nostra amica Luisella che mandandomi i siti del carnevale. Allora, www.carnevale.venezia.it e www.sevenes.it, vedereVenezia.it per i tour. E adesso in questo momento sto ricevendo dalla nordistica Milano il mio amico Marco Sala, che ha detto: ragazzi, ma io quando intervengo? Ma adesso, Marco, ma ci mancherebbe altro. Marco Sala con la sua programmazione, con degli alberghi stupendi, con delle programmazioni adatte al pubblico della Viaggio e Vedo e ovviamente di Radio Vacanze. Lui, ciao Marco, benvenuto in trasmissione, sei in diretta con tutti quanti noi, come stai? Buonasera a tutti, tutto bene? Non potevo farti mancare a questo appuntamento, perché stasera, come sai, ci colleghiamo col Festival di Sanremo, no? Con Chicco Fabbri, che è già là ad aspettare la nostra chiamata. Allora, io volevo dirti questo: tu ti impegni molto nella ricerca degli alberghi e hai una pubblicazione che tutti possono vedere sul sito di Parallelo 45, in particolar modo possono poi venire qui a chiedere, come si dice, no, le disponibilità e le riservazioni qui alla Viaggio e Vedo. Da dove parte questa tua esigenza? Diciamolo così, facciamo due chiacchiere tra amici. Qual è lo spirito che ti fa andare a cercare questi alberghi, queste chicche che magari altri non hanno? Lo spirito è proprio questo, quello di cercare di andare a proporre a voi, agenzie, delle soluzioni di hotel, di resort, anche di cose più particolari, come gli alberghi diffusi, che altri non hanno. Anche perché se facessimo un po' la stessa cosa degli altri saremmo in competizione solo per il prezzo, invece ci piace essere in competizione perché fai una cosa diversa, certo, bravo, il fatto di distinguersi, no? Beh, un po' come facciamo noi, che penso che siamo, come sappiamo sempre, l'unica agenzia che si è inventata appunto questo modo radiofonico per parlare con i propri colleghi, per parlare con i propri clienti, per dare delle informazioni in più. Senti, vuoi ricordarli tu gli alberghi che hai messo a disposizione
e che sono disponibili anche su YouTube, sia sul sito che ti ho mandato come video, per dove hanno delle agevolazioni diciamo, sia i clienti Viaggio e Vedo che i colleghi e gli ascoltatori della radio. Quali sono gli alberghi che tu proponi quest'estate in maniera importante? Allora, abbiamo fatto un focus preciso con te, con il lavoro che hai fatto anche a livello video per promozionare un po' di proposte, un po' di prodotti nei tuoi canali, Sardegna e Isola d'Elba. Sardegna con tre tipologie di prodotto completamente diverse tra di loro, quindi tre target di prodotto cliente diverso. Quindi, classico villaggio vacanze, host country resort ad Arborea, il classico hotel mare, che è Nuraghe Arbu, che è un 4 stelle su Pirro che si trova a Calagonone, e poi una chicca che abbiamo soltanto noi, che è il Grand Hotel Resort Myanmar, che è un 5 stelle lusso alla Maddalena, che unisce la proposta diciamo ricettiva più alta su una destinazione che comunque è abbastanza fuori dai circuiti dei tour operator normalmente. Mentre all'Isola d'Elba continuiamo a lavorare, come abbiamo fatto scorso anno, molto bene, penso possa testimoniare anche tu e alcuni tuoi clienti, con l'Hotel Baia Imperiale, che è un hotel 4 stelle, classico hotel mare, che è posizionato esattamente davanti alla spiaggia di Caboli, uno dei punti mare, forse, essendoci stato lo scorso anno avendo girato l'isola, forse il punto mare più bello di tutta la destinazione. Ma secondo me anche, perché poi ha dato dei bellissimi risultati, cioè gli ospiti che sono tornati, devo dirti, no, che hanno parlato bene sia delle camere sia della cucina, soprattutto questa poi terrazza a mare dove è possibile appunto cenare guardando un punto mare bellissimo, come dicevi tu, insomma non è poi costata poco. Ma non ci scordiamo anche, però anche ha dato buoni risultati il Campo Verde Village, no? Ti ricordi quello nel Salento? Sì, assolutamente, infatti la Puglia, diciamo che siamo focalizzati sul Tirreno in questo discorso che abbiamo appena fatto, poi certo. In realtà abbiamo lavorato molto bene sulla Puglia lo scorso anno, anche in questo caso tu testimoni, tuoi clienti testimoni, Campo Verde Villa ci ha dimostrato il classico prodotto in formula villaggio ideale per il mercato delle famiglie. Quindi, con un buon rapporto qualità. Un buon rapporto. Ricorda tu poi, che comunque rivolgendosi qui alla radio, i clienti non pagano nessuna quota di iscrizione, cosa che è molto importante a volte, no? Assolutamente sì, anche perché a noi piace sempre essere molto trasparenti, quindi nel momento in cui comunichiamo il prezzo di una camera per un soggiorno, per una vacanza, per un tuo cliente, vogliamo che paghi esattamente quello che è il prezzo della camera, che non ci siano dei costi aggiuntivi che a volte magari perlomeno noi reputiamo che a volte non siano neanche del tutto giustificati. Hai fatto una cosa ben poca. Senti, tutto l'elenco ovviamente lo pubblicheremo a brevissimo, no, sul sito della radio. C'è qualche altra chicca che ti stai inventando in questi giorni, magari per San Valentino o per le proposte pasquali? Allora, proposte pasquali stiamo elaborando, nei prossimi giorni arriveranno, tutte legate al concetto di different season, quindi le faremo sulla Toscana, le faremo sull'Umbria, le faremo in qualche soluzione in Valle d'Aosta, che non è soltanto montagna e sci, no, assolutamente, tanto altro. Certo. E, mentre per quanto riguarda San Valentino, che è la cosa più immediata, abbiamo fatto due proposte selezionate molto carine, una in un albergo diffuso in Toscana, Borgo Giusto, sì, con un soggiorno di una notte, e col tema San Valentino chiaramente abbiamo fatto un pacchetto che, certo, oltre al soggiorno unisce anche un benvenuto con spumante e fragole, oltre che una cena romantica all'ombra di candela. E poi abbiamo fatto una cosa classica, ma con dei plus di servizio di un certo tipo. Per classica intendo la destinazione, che è Verona. Noi stiamo collaborando con l'Airport Hotel di Verona, che è un hotel 4 stelle, che si trova a una decina di minuti dal centro storico di Verona, e in questo caso abbiamo voluto proprio creare un pacchetto che avesse dei plus e dei servizi per le coppie che intendono fare il San Valentino in quella destinazione. Cosa particolare, oltre ad aver inserito una cena romantica, anche in questo caso anticipata da un aperitivo dedicato ai clienti di San Valentino, potranno fare il late check-out, quindi potranno tranquillamente godere dell'albergo o comunque dei servizi dell'hotel fino alle 4 del pomeriggio senza questi aggiuntivi, e in più potranno fare tranquillamente colazione in camera. Meglio di così. Allora, guarda, visto che abbiamo parlato d'amore, io ti lascio con una bellissima canzone di Chicco Fabbri, Salverò l'amore mio, è una dedica veramente a chi si vuole bene. Allora,
ti ringrazio ancora per essere stato qui con noi, un abbraccio e ci risentiamo presto per altre nuove idee con Parallelo Grazie. 45 in collaborazione con Radio Vacanze. Ciao Marco, buona serata. Ciao. Amici, buona serata. Ciao. Chicco Fabbri, Salverò l'amore mio. Sento la tua bocca camminare sul mio corpo e rallento i movimenti per sentire meglio. È arrivato il tempo dell'amore che non muore più. Lascia e mi abbandono a quei momenti e sentimenti, forse troppo spenti, che in passato hanno lasciato troppe volte quella porta chiusa che ha già detto no. Così vorrei tenerti, 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 tenerti. E così vorrei proteggerti. Salverò l'amore mio perché salvandoti io salverò anche me. E non ci sarà più posto per nessun amore al mondo che verrà. Perché questo lo può fare solo chi ha capito quanta forza c'è dietro un uomo che ti dice amore, voglio amore, resta qui con me. Sento di poterti dire ancora tante cose, anche se il silenzio dice più di quel che sono. Io per te ritroverò l'immenso che non c'è più. E così vorrei tenerti. E così vorrei proteggerti. Ogni tuo particolare resta qui stampato nella mente, prende il cielo con le mani e poi diventa neve, lieve come un uragano che accarezza l'impossibile senza fare male. Salverò l'amore mio perché salvandoti io salverò anche me. E non ci sarà più posto per nessun amore al mondo che verrà. Perché questo lo può fare solo chi ha capito quanta forza c'è dietro un uomo che ti dice amore, voglio amore, resta qui con me. Salverò l'amore in tutta la sua essenza e lui proteggerà anche. Solo chi ha capito quanta forza c'è dietro un uomo che ti dice amore, voglio amore, resta qui con me. Resta qui con me. Salverò l'amore mio perché salvandoti io salverò anche me. Anche noi. Scopri la città eterna come non l'hai mai vista. Con l'agenzia Viaggio e Vedo, il tuo soggiorno nella capitale parte da 25 euro per persona a notte. Ed inoltre scopri tutto il fascino di un'esperienza in puro stile dolce vita. Il lusso, con noi, è incluso. Per informazioni contatta Agenzia Viaggio e Vedo, via Bartolo Longo 1, Roma. Telefono 06 41 03 636. www.viaggioevedo.com. Un'esperienza unica, rigenerante, a contatto con la natura e con il buon cibo. Prenota il tuo soggiorno in castello al Paradiso delle Re ad Arcevia, in provincia di Ancona, immersi nella tranquillità e nel verde delle sue campagne. Fiore all'occhiello dell'offerta, la serata a Re e Regina, che include i costumi d'epoca medievale. Vivi l'emozione unica di una vacanza nel tuo regno. Per informazioni o prenotazioni, contatta Viaggio e Vedo allo 06 41 03 636 o scrivi a gianluigi@viaggioevedo.it. Stai ascoltando Radio Vacanze, un programma ideato e condotto da Gianluigi Leoni in collaborazione con Viaggio e Vedo.
E bentornati, bentornati, grazie Alessio Maria Maffei. E subito non ci facciamo neanche scappare un minuto, proviamo a metterci in contatto con il nostro Checco Fabbri a Sanremo. Ovviamente in questo momento potete immaginare la cittadina è veramente strapiena di gente, di persone che stanno per preparare la seconda serata del festival. E eccolo Checco, buonasera e benvenuto in trasmissione, come stai? Ti ringrazio carissimo, buonasera anche a te, benissimo. Fortunatamente Sanremo gode di una bellissima stagione e soprattutto il clima è già primaverile, lo so che invece da altre parti d'Italia non si gode delle stesse dinamiche. Sanremo, com'era quello? Sanremo e Sanremo, no? Com'era che si diceva? Con il tempo e Giove Pluvio non c'entra niente, ma diciamo che no. Il bel tempo è più bella da vivere ed è più bella anche da visitare per chi non viene magari solo per il discorso musicale. Io la conosco dal punto di vista, come sai, di operatore turistico. Dunque è veramente vivibile da maggio a ottobre. Sanremo è qualcosa di eccezionale. Senti, invece tu come artista come lo stai vivendo il festival? Parliamo proprio della tua persona, che ci racconta un po', ecco, perché tu giustamente... Ma guarda, noi abbiamo anche la possibilità di vederlo sotto due diverse piattaforme. Una chiaramente è quella artistica, come nel mio caso, che sono sotto promozione di una delle canzoni alle quali tengo tantissimo, e anche tu sei stato un mio vettore di promozione, che Salverò l'amore mio. È appena andato in onda, Checco. Grazie. E dall'altra parte, come presentatore anche radiofonico in questo caso, essendo anche un po' il tuo inviato, ma anche televisivo, perché con le dinamiche del festival c'è anche Sanremo Sol e altri due format che stiamo lanciando proprio in questi giorni, che ne vedono proprio protagonisti in quella veste. Quindi un Sanremo a tutto tondo per quanto mi riguarda, e che mi dà veramente la possibilità di poter assaporare ogni emozione nel vero senso della parola. Ecco. È come un bambino di negozio di giocattoli per te, perché è il tuo ambiente, le tue realtà. Certo. Dunque, riesci a riconoscere anche gli artisti, la musica, come diciamo, ecco, parliamo poi, come l'hai trovata la musica delle prima serata? Guarda, io onestamente ho visto il canestro musicale abbastanza vario e come sempre con dei punti di merito e punti di demerito, ma Sanremo è anche questo, un pochettino la varietà, chiamiamola così, dei prodotti e soprattutto dell'ingegno dei nostri cantautori che quest'anno stanno presentando quelle novità di cui ci si aspetta anche un po' da Sanremo, poi che piacciono o non piacciono, questo lascio anche gli altri ne giudichino, però a me questa proposta differente piuttosto che monotematica mi ha dato soddisfazione. Sì, devo dire anche a me, anche perché poi se vai a vedere nel picco hanno fatto 15 milioni di ascoltatori, dunque tanto di cappello, no? Voglio dire, non dire certo, che certo. Ci manchi... Ma guarda, a mio avviso quest'anno allora non mi fa molto impazzire che sia stata pareggiata la categoria dei big, perché prima di eleggere o erigere a big un cantante che è iniziato tra virgolette due giorni fa deve fare un po' di gavetta prima di arrivare a quel livello. Però diciamo che i giovani si stanno esprimendo bene, anche perché il nuovo curato, che noi sappiamo che sono i rapper, sono quelli che stanno prendendo davvero piede anche nella musica pop, e nella musica pop a mio avviso ci sono delle piacevoli novità che vanno tenute in considerazione, tra le quali proprio quelle. Quindi anche se sono un po' difficili da recepire immediatamente, almeno hanno un'apertura, chiamiamola promozionale, degna dei tempi moderni, per cui evviva. Se no, io appunto poi ho visto che c'è veramente tanta voglia di conoscere, di scoprire. Poi tu sei il primo che sperimenti sempre suoni, musicalità, e giustamente esatto. Dovresti tirare fuori il meglio, no? Giusto, uno ci si confronta se vogliamo, se lo sbaglio, poi sai noi. Ma guarda, noi abbiamo la fortuna di essere tra virgolette sempre sul pezzo, poi ognuno di noi ha anche la facoltà di integrare oppure meno quelle che sono le contaminazioni che ci arrivano anche dall'esterno. Quello che mi fa sempre piacere è vedere che anche Sanremo ha avuto il suo upgrade da un lato, dall'altro mi è mancata l'immediatezza della canzone sullo stile italiano, che già dal primo ascolto era fruibile a tutti.
mentre invece adesso anch'io per stilare la mia piccola classifica personale devo ascoltarla un paio di volte, però ci sta, dai. Vabbè, ci sta tutto. Senti, parlami invece del Chicco Fabbri del domani, che farai fino al festival? Vabbè, io sono curioso, il pubblico di Radio Vacanze è qui. Noi abbiamo già un'ottima proiezione di quello che sarà non tanto il domani del dopo festival, che questo sotto alcuni aspetti non mi dà risultati, ma abbiamo in scena il nostro spettacolo, che tra l'altro ha trovato una partnership molto importante, che è Music Nation, che si è presa a carico la promozione di tutto lo spettacolo, e ti dirò che ci sta già dando dei risultati abbastanza interessanti. Ma non mi voglio sbilanciare, sennò sembro troppo ottimista, e visto le dinamiche del mondo della musica l'ottimismo sembra che faccia male, perché anche a Sanremo devono andare in controcorrente, per cui va bene così. Va bene così. Però io infatti sono molto contento, diciamo che ringraziamo anche Luigi Mosello che ci ha fatto incontrare, esatto. Vale la pena. E tu sai che appunto i tuoi brani qui veramente hanno riscosso, devo dirti, in maniera veramente molto molto gradimento. Io ho pronto già il brano Amami, mi avevi chiesto appunto, che è il minimo, e ti faccio gli auguri per ogni bene, per la tua carriera e per la tua persona, e ci sentiamo sicuramente alla prossima. Sia io che Alessandro Leuteri, che sai benissimo che è il mio producer e manager, abbiamo già identificato un momento in cui scenderemo proprio a Roma e ti verremo a trovare, proprio anche un po' per consolidare quella che è una collaborazione tra artisti, producer e anche la radio, che è sempre alla portata della gente, ma soprattutto per consolidare anche la nostra amicizia, perché con l'andare del tempo sta diventando sempre più importante. Voi siete importanti, poi qui ogni cantante che passa ha cominciato a portare bottiglie di vino, io ho fatto già la mia cantina qui nella radio, perciò ottimo. Alla grande, noi ci bene, va bene. Bene, allora ti lascio al tuo lavoro, ogni bene a te e alla tua produzione, e in gamba come sempre tante belle cose. Buona continuazione, Chicco, grazie, ciao. Allora, un amami. Grazie a tutti i tuoi radioascoltatori. Grazie, ciao. Amami, Chicco Fabbri, qui a Vacanza alla Radio. Ciao, Chicco. Ciao. Tutto normale, quell'attimo nasconde dietro le tende di chi si stende lì, sarebbe il segno di quell'amore imprescindibile. Tutto normale, adesso sono strano, con una mano ti sfioro l'anima, ti sento adesso interminatamente fragile. Sei tutto quello che vorrei sentirmi addosso, e cado in questa presunzione di emozioni. Se tutto fosse come adesso, io mi sento, io ti sento. Amami, senza doverti chiedere se è meglio che mi spoglio oppure andare via. E faccio a botte con la luna per fermare gli attimi. Amami. Adesso che sto bene di questo corpo, ritrovo il battito, ti sento addosso, interminatamente fragile. Sei tutto quello che vorrei, non vorrei altro, e cado in questa presunzione di emozioni. È questo tuo profumo che mi accende tutto, come lo sento, io ti sento. Che mi spoglio pure andare via. E faccio a botte con la luna per fermare gli attimi. Amami, perché l'amore rende libero soltanto se l'amore troverà. Come chi disse che l'amore, amore, e amore sia.
pure andare via. E fai l'amore sotto questa luna e non mi chiedere di andare via. Le cose belle non sempre sono costose ed impossibili. Scopri le offerte Mare Italia di Radio Vacanze in collaborazione con l'agenzia Viaggio e Vedo. Proposte uniche per le tue vacanze al mare per questa estate. Puglia, Toscana, Sardegna, Sicilia, Calabria e tantissime altre mete. Contattaci per scoprire tutte le offerte. Agenzia Viaggio e Vedo, via Bartolo Longo 1, Roma. Telefono 06 41 03 636. www.viaggioevedo.com. Turista fai da te? Sì, 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 sì. Allora, guarda la qualità delle offerte su www.viaggio.it, il migliore portale di settore creato dall'agenzia Viaggio e Vedo per te che ami far da solo. La prenotazione la fai tu, ma noi ci siamo sempre ad accompagnarti in ogni tua scelta. Visita www.viaggio.it. Il tuo prossimo viaggio parte da qui. Agenzia Viaggio e Vedo. Telefono 06 41 03 636. Gianluigi @ viaggioevedo.it. Radiovacanze.com. Prima e dopo il ponte. E bentornati, bentornato, bentornato. Grazie a Roberta Russo. Grande, grande artista, grande attrice. Andatela a vedere il teatro, il suo proprio Facebook, Roberta Russo. Una dei pezzi forti della radio. Bene, a proposito di pezzi forti, volevo questa sera invitare Ludovico. Ludovico a voi non dice niente, ma chi fa questo mestiere è il Go Asia. Ludovico è uno degli operatori, appunto, in più importanti marchigiani, grande voglia di fare, grande realtà, ha una programmazione molto vasta e soprattutto ha dedicato molto alla conoscenza del prodotto. Io qui davanti ho una sua programmazione. Ciao Ludovico, benvenuto su Vacanze alla radio. Stavo raccontando buonasera. Le tue lodi da marchigiano. Ah, grazie. È il minimo. Qui davanti ho il planisfero, ho un cinesino che mi dice cioè, io conosco Go Asia, ho un Masai che conosce Go Afrique, ho un Cheyenne che mi dice Go America, ho un aborigeno che mi dice Go Australia e poi c'è uno che mi fa ciao Pacifico, dico stai dappertutto. è vero, o meglio stiamo dappertutto, ma a una condizione, che siano le lunghe distanze, che siano destinazioni da una parte esotiche sicuramente, ma dall'altra anche estremamente interessanti e accattivanti da un punto di vista storico, culturale, certo. etnologico, perché ci piace proprio costruire attorno a un viaggio una serie di emozioni, che non sono solo ovviamente quelle di relax, divertimento, ma anche quelle di come dire, apprendere culture diverse, religioni diverse, modi di vita diversi. Quindi ci piace un po' pensare che i nostri clienti quando tornano con un bagaglio non solo di emozioni, ripeto, dedicate alla sola vacanza, ma anche a, come dire, ad apprendere meglio in quale mondo viviamo. Diciamo che vuoi che i clienti tornino con una storia da raccontare. Sì, sì. Sicuramente il tema nostro dello storytelling è un tema estremamente importante, perché poi ci teniamo spesso a chiamare i nostri clienti quando possiamo raggiungerli e farci un po' raccontare ovviamente le emozioni che hanno provato, cercare poi queste emozioni di farle condividere a probabili clienti, agli agenti di viaggio soprattutto, e quindi fare in modo che attraverso questo passaparola di chi ha fatto questa esperienza e di noi insieme al nostro staff, insieme ai responsabili prodotto, trasmettere le esperienze che facciamo e quindi dare veramente, che poi questo è il nostro focus, è far vivere a ogni singolo cliente, a prescindere dalla destinazione, uno spaccato più profondo possibile di quelle destinazioni, individualmente con le passioni, le esigenze di ogni singolo cliente. Però ecco, ci piace per pensare che ogni cliente torna potendo dire ho conosciuto veramente questo paese, questo luogo, questa realtà, questa situazione. Beh, non è una cosa da poco. Poi non so se ti è capitato, perché anch'io faccio quello che fai te come mestiere, quando tu li chiami che sono magari in un posto sperduto, no? E li chiami, gli mandi un WhatsApp, che oggi ringraziando Dio è tutto più facile. Sì. E ti dici, ma davvero mi stai chiamando per chiedermi questo? Sono anche sorpreso, non so se ti è capitato mai. Sì. Che rimangono un attimino, sì. No? Assolutamente sì, perché oggi purtroppo
spesso il cliente si sente veramente troppo cliente e poco attore della propria vacanza, no? Un po' la massificazione dei prodotti turistici, un po' inevitabilmente anche la spinta per effetto della crisi ai prezzi sempre più bassi, inevitabilmente il cliente si sente un po' come un piccolo limone da spremere a uso e consumo delle agenzie dei tour. In verità non è così, perché poi tutti nella filiera cerchiamo di accontentare il cliente, cerchiamo di fare in modo che questo value for money, no, quello che lui spende, sia il più ricco possibile, sia il più esaustivo possibile. Chiaro è che per noi che facciamo soprattutto itinerari, spesso e volentieri, ecco, ripeto, a contenuti culturali, storici, etnografici, archeologici, o in qualche caso con le passioni, no, attraverso GoBuy per i motociclisti, surf per i surfisti, il trekking per gli amanti del trekking, o per gli amanti cavalli, quindi tutta la tematica relativa anche alla passione, cerchiamo un po' di evidenziare un po' questo nobile lavoro che facciamo tutti da tantissimi anni, cercando veramente di, ecco, trasmettere le nostre esperienze, il passato dei clienti che ci hanno trasmesso appunto le loro esperienze, e quindi dare veramente un panorama il più esaustivo possibile al cliente che hai in quel momento e raccontargli un po' chiaramente questa esperienza che deve essere chiaramente assorbita dal cliente e inevitabilmente poi filtrata attraverso i suoi occhi. Quindi ci piace un po' essere quasi dei ambasciatori dei territori nel nostro paese, cercando di raccontare anche attraverso l'uso di foto, immagini, noi, come tu ben sai, facciamo anche certo, tante attività documentaristiche per Rai, per tante televisioni, quindi cercare appunto, dicevo, attraverso i nostri occhi, attraverso la nostra esperienza, quello che può essere l'aspettativa di questo viaggio, e più cerchiamo di raccontargli la profondità del paese, i suoi aspetti positivi, generalmente anche negativi, perché noi spesso certo, non ci nascondiamo dietro. Io sono tornato adesso da un viaggio di Togo, Gaia e Benin, racconto sia le cose belle ma anche le cose brutte. Noi crediamo che questo lavoro ci dia sicuramente molta più nobiltà attraverso la nostra filiera, attraverso i nostri colleghi agenti di viaggio, a un cliente che spesso e volentieri, ripeto, invece poi ci considera come forse degli approfittatori dei loro soldi e delle loro vacanze. Quindi se credo che dobbiamo ricostruire questa immagine dell'agente di viaggio, del tour operator che c'è dietro, veramente come quello che lavora assiduamente per fare in modo che il cliente faccia bene una bella esperienza. Ed è quello che faccio io con la radio, perché la radio è rivolta, come sai, agli agenti di viaggi e al pubblico. Allora, io ho preparato per te, nel salutarti, un bellissimo brano, In viaggio senza di te, della Little Tony Family, dunque parliamo di grande Little Tony e la sua famiglia, che racconta un viaggio verso New Orleans e la racconta la figliola, e devi sentire che è qualcosa di bello. Dunque, meglio di così non potevo salutarti, guarda, con un bellissimo brano. Grazie di questo bellissimo pensiero, bellissimo pezzo, perché lo conosco. Complimenti per la tua trasmissione, che è veramente sempre molto molto attiva nel trasmettere appunto l'importanza della nostra filiera, del mondo degli agenti di viaggio. Allora ti aspetto nuovamente la prossima volta, intanto per te, per Ludovico, per Goasia, per tutti noi, Little Tony Family, In viaggio senza di te. Ciao Ludovico. Grazie a te e a tutti gli ascoltatori, buona serata. Ciao. Già più voglia e più ne avrò. Mississippi River, vedo dalla mia corvette che plana sull'asfalto proprio come un vero jet. All'orizzonte nulla, solo il sole se ne va. Mi godo la mia bella libertà. Ma senza di te, senza di te, com'è strano, ma sto bene. Senza di te. Senza di te, che bel vento caldo che c'è.
del jukebox. Poi mi si avvicina e dice I love you cowboy. Forse me ne andrò domani, that's ok. Fai da te? Sì, 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 sì. Allora, guarda la qualità delle offerte su www.viaggio.it, il migliore portale di settore creato dall'agenzia Viaggio e Vedo per te che ami far da solo. La prenotazione la fai tu, ma noi ci siamo sempre ad accompagnarti in ogni tua scelta. Visita www.viaggio.it. Il tuo prossimo viaggio parte da qui. Agenzia Viaggio e Vedo. Telefono 06 41 03 636. Gianluigi@viaggioevedo.it. Stai ascoltando Radio Vacanze, un programma ideato e condotto da Gianluigi Leoni in collaborazione con Viaggio e Vedo. Buon ascolto. E bentornati a tutto, queste vacanze alla radio, io sono Gianluigi, questi numeri per entrare in contatto con noi 320 46 87 503 e ti ricordo di visitare la nostra casa, la casa di Radio Vacanze, il nostro sito www.radiovacanze.com per trovare tutti i contatti, iscriversi al canale Telegram, iscriversi al canale YouTube per rimanere aggiornato e anche tutte le offerte. C'è un bellissimo link per il nostro sito che è viaggio.it, dove trovate veramente di tutto. Ho accorciato molto lo spot pubblicitario perché vi voglio far conoscere la dea di Firenze. Io la chiamo così, mi dispiace, poi se lei se ne vorrà, ma per me è la dea fiorentina, cioè Paola, la nostra guida di Firenze. Benvenuta Paola in trasmissione, come stai? Benissimo, grazie. Buonasera Gianluigi, buonasera a tutti i radioascoltatori. Guarda, ho stretto la pubblicità per darti spazio, perché tu sei la regina di Firenze. La principessa, via, regina mi fa un po' più... la principessa. Ah, vabbè, la principessa, dai, vabbè. Grazie. Oggi ci siamo divertiti veramente tanto, abbiamo fatto il collegamento con Sanremo, con Luisella, ci siamo veramente divertiti. Allora, infatti vi stavo ascoltando tramite l'app che si scarica tranquillamente dall'Apple Store sull'iPhone, e vi stavo ascoltando, veramente una bella puntata in preparazione appunto ora della seconda puntata del Festival di Sanremo. Hai visto? Non sembra, però da agenti di viaggio quali siamo facciamo anche di queste cose. Sono contento che hai provato l'app per Apple, perché l'abbiamo fatta da poco tempo e devo dire che sta dando molte soddisfazioni, grazie ad Andrea che mi ha aiutato a farla. Senti, funziona a meraviglia. Grazie. Abbiamo 4 minuti per raccontare Firenze. Porca madosca, mamma mia, che bella sta battaglia, eh? 4 minuti. Benissimo, allora non perdiamo tempo. Come dicevo prima, buonasera Gianluigi, buonasera ai radioascoltatori. Ho una cosa bellissima da proporvi che avrei pensato magari di proporre un po' più avanti, e invece grazie al cielo stiamo avendo un febbraio stupendo. Firenze è unica, per chi la visita per la prima volta, per chi la continua a vedere, perché come noi che ogni giorno la viviamo come fosse una prima volta, perché la nostra città è la città che amiamo
più di ogni altra cosa al mondo. È una città che è stata fatta quando la luce elettrica non esisteva, e quindi i colori che sono sotto questo cielo, i colori delle pietre, dell'intonaco, ci regalano ogni giorno, seppur passeggiando per le stesse strade, delle emozioni comunque sempre nuove. Non passa anno che non ci siano delle celebrazioni importanti, quindi naturalmente a chi visita Firenze per la prima volta ci sono degli itinerari che sono dei must: la Galleria degli Uffizi, la Galleria dell'Accademia, il Duomo, la Piazza della Signoria. Ma siccome volevo proporvi qualcosa di speciale, diciamo, passo subito al dunque. Dicevo, non ci sono anni in cui non ci siano celebrazioni particolari, e il 2019 è molto particolare per noi, perché celebriamo i 500 anni dalla nascita di Cosimo I e i 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci. Due personalità che per Firenze e per la Toscana hanno significato molto, Leonardo da Vinci soprattutto per l'umanità tutta, e quindi qualcosa in più per chi già conosce Firenze e vuole scoprire ancora di più la terra di Toscana, è un itinerario lungo le Ville Medice che può terminare nel piccolo paese di Vinci. Pacchetti sempre egregiamente creati da professionisti quali siete voi dell'agenzia Viaggio e Vedo, che possono essere creati su misura per le famiglie o per viaggi di gruppo, e che comunque portano in un'altra dimensione la Toscana meno conosciuta. La rete delle ville a Medice è una rete all'incirca di 36 tra ville, quelle potevano essere fattorie, e da qualche anno è stata dichiarata patrimonio dell'umanità. Ecco perché anche siamo qui a riproporre questi siti che sono fondamentalmente ancora poco conosciuti al grande pubblico, ma di immenso valore. E quindi potremmo dire che le ville, le più vicine anche al centro di Firenze, più meritevoli di visita, sono la Villa Reale di Castello e la Villa Petraia. È la Villa Reale di Castello, che il cui giardino Montaigne alla fine del Cinquecento, il filosofo francese, definisce il giardino più bello d'Europa. È un giardino in cui al quale si ispirò Botticelli per i celebri dipinti della primavera e della nascita di Venere, che sono celebrati nella Galleria degli Uffizi. È il primo giardino all'italiana. Dunque ce n'è da dire. Abbiamo purtroppo ancora 30 secondi, sì? Ma torneremo su Firenze sicuro. Intanto ti pregherei di mandare appunto qualche itinerario che ti pubblico, sì? Appunto sulla pagina della radio, in modo da condividere e appunto questa opportunità. Io direi questo, visto che ne abbiamo molto. Noi ci aggiorniamo con te il prossimo mercoledì e apriremo con Luisella, come abbiamo fatto con Luisella, alle 19:30, proprio in diretta con te, così ci finiamo di raccontare questo, perché veramente siamo agli sgoccioli. Però voglio dedicarti un bellissimo brano nel salutarti, come ho fatto con la nostra collega. Ti ripeterò dei Palasport, dove appunto merita, celebra l'amore per la propria città. Meglio di così, ragazza, no? Meglio di così non si può avere come regalo. Allora, ciao Paola, noi ci sentiamo mercoledì prossimo. Intanto i Palasport, e grazie ancora. Porta un bacione a Firenze, come si dice. Certo, sì. Ciao Paola, grazie, a mercoledì. Grazie ancora, buonasera. Ciao. I Palasport, e ti ripeterò. Se non sai che cosa dire, non ci stare male quando senti quelle amiche. Non ti vergognare a volte se lo specchio ti tradisce. Non ti fare male che sei bella come il sole. Mettiti a sedere, sciogli i tuoi capelli. Spezzerò le tue paure. Non puoi rinunciare al sole, non è notte ma è un'eclissi.
lasciati andare, tu consumi solo il cuore. Ti ripeterò, ti ripeterò, che ce la farai, che ce la farò. Ti ripeterò che sarò con te, che dal fondo ti alzerai. Ti ripeterò, ti sorprenderò, quello che non hai ti regalerò. Ti ripeterò, non permetterò che tu spenga gli occhi tuoi. Ci ripenserai quando ti ritrovi sola, se ti chiudi in bagno e ti metti un dito in gola. Segna sul diario che il destino scritto non esiste, mano nella mano ci riprenderemo il mondo. Ti ripeterò, ti ripeterò, so che mi odierai ma non mollerò. Ti ripeterò, morirò per te, se dal fondo ti alzerai. Ti ripeterò, mi dirai di no, gli incubi che hai li trasformerò. Ti ripeterò che ce la farai, perché ti risveglierai. Ti ripeterò, lasciarti andare, che sei bella come il sole. Radio Vacanze, Coccu, la prima proposta è l'ascolto. Ed eccoci, eccoci, da diretta al nostro amico marchigiano, la prima proposta è l'ascolto. Allora, come sempre io ringrazio tutti, vi invito a andare sul nostro sito, la nostra casa, www.radiovacanze.com, per scriverci, entrare in contatto con noi, mandare messaggi Facebook, c'è proprio l'etichetta Messenger, scaricare l'applicazione, iscrivervi al canale Telegram. E vi, con questo do appuntamento al prossimo mercoledì. Un abbraccio da Gianluigi, Vacanze alla radio. Hai ascoltato Radio Vacanze, un programma ideato e condotto da Gianluigi Leoni a cura della Viaggio e Vedo, che vi dà appuntamento a mercoledì prossimo su www.radiovacanze.com.